È il 20 aprile 1778. Di prima mattina, con un freddo pungente, il signor Ducrux si aggira per le strade di Ariano. Guarda con occhio interessato ed esperto le strade, i vicoli, le chiese, i monumenti, ogni angolo della cittadina. Egli è un pittore, ingaggiato a Roma da quattro facoltosi olandesi, che seguendo la moda del tempo effettuano un grand tour, una sorta di viaggio studio intrapreso da giovani del nord Europa per migliorare le loro conoscenze e arricchire il loro bagaglio culturale. Sono sulle tracce di Ecum Tuticum, insediamento urbano citato da Orazio nella Quinta Satira. La presenza di diverse fontane fece capire ai viaggiatori che Ariano non era sorta sui resti di tale sito. Ciò spinse il gruppo a lasciare presto la città, ma la malattia di uno di loro fece sospendere per alcuni giorni il viaggio verso la Sicilia. È stata a causa di questa permanenza forzata che Ducrux realizzò questo dipinto. In esso sono rappresentati il monumento della croce in primo piano, con i ruderi del castello normanno e l'insediamento urbano sullo sfondo. In alcuni vicoli il suo passaggio anticipa l'inizio della vita quotidiana. Signore e signori belli, domani il quarto, tutta a chiazza! Ci sta la compagnia di funamboli, che ci face vere cose spettacolari! Currite, currite numerosi! Si chiove, portatevi lo parà! Poi, all'arissei, tutta la chiesa di San Francesco! Lupatino di San Francesco, va aspetta pigliata di confessà! Currite, castate chini di peccati! Poi, arritirate il caferra! Correte, correte, correte numerosi! Che bello linzolo che sta facendo! Di chi è? Figlia della contessa Sparasecca. Si sposa la figlia, curcumò. A voglia, diceva la biancheria a 10 a 12. Brutta è brutta romana, signor Scanzi. Fatta senta la contessa. Quella, che quella figlia scavete. E poi, ogni scarafone è bella la mamma socia. Sì, è proprio uno scarafone. E quel poverello che sarà da pigliata fa un coraggio. Maronna mia! Tu, maronna mia, sali fatti di tutti quanti. Ma che fatti e fatti? E ve lo saccio, e non parlo di nessuno. Ma dimmi un po', quando è che si sposa? Ando si sposa? A chi si sposa? Dici a me che saccio le fatte di tutti quanti. Non sono un bicella, e che voglio sapere? No, io dicevo così, tanto per dire. E allora, se vuoi sapere una cosa, non ti dico proprio niente e mi faccio le fatte mie. Cici, come fa brutto? Tanto chi se ne importa? Se me lo vuoi dire, me lo dimmi, e se no? Tu fa come la vuole, perché quando non può arrivare l'uva dici che acerpa. E tu invece fa come la iatta, che quando non può arrivare l'unardo dici che sape di rancido. Ma la volete finita parla in realtà, sì o no? Ma questa, quando parla a schiore, tutta questa capisce e non capisce niente. E a essere non capisce niente, questa è solo una zingara che va girando casa a casa e si piega le fatte di tutte quante. Con la scusa che aveva in Ma che state dicendo? Che state facendo? Ah, ci mancavi solo tu per pigliarti le fatti di tutti quanti, allora? Ma stanti zitto, pensa a Fatia e pensa a consegnarsi scarpa allo barone suo, dentro museo. Se no, quello passa, se li vieni a pigliare e non ti fai a manco. Ma fatti le fatti tui, pensa a te. Anzi, vada a rinda e va a cuocere pure 4 fasoli con la cotica. Ah, che li mangia oggi, allora?
fasole e porca. Assarice stanotte. E questa è quella che non si piglia le fatte di nessuno. Mamma, che te ne importa a te quelli che si mangiano? E che tu ti mangi qualche cosa di meglio? Ma di voi due non saccio chi è la più zengara, la più un becerra. Ma comunque... Ma te leggo tutto lo destino tuo. Fermate, fermate. Signori, ma vi dico tutte cose. La linea è la vita vostra è lunga e tortuosa. E come è tortuosa, voi siete un grande pensatore. Pensate, pensate sempre. Voi ridite, ridite, facete buone care dite. Perché la vita vostra è bella come siete belle voi. Sì. Ce ne fa complice. E come veniate e non merate manco uno spicciolo? E che cos'è, signori? Spicciolo, spicciolo. Ah, oui, oui. Adianto? Ma che soldi sono questi? Vuoi vedere che acquisti imbrogli issa a me? Bonjour. Qu'est-ce que fait? Bonjour. De qui a questo? Un po? Qu'est-ce que fait? Sarà un forestiero. Sì, sì. Qu'est-ce que più fait? Ah, io spiccioli capelli. L'ha capito? Ah, oui, oui. Questo quadra non ci capisci. Io spiccioli capelli. Ah, pettiniera! Sì, sì, ne capire! Ui, ui, ui! Mistero mio, un mistero serio che si face da parecchi anni. Io trasolo in dalle case di tutte le gente. Le saccio fatte. Però non dico niente e mi tengo tutto un corpo, hai capito? Sì, proprio tu, che ti pigli li fatti tutti quanti. E sei proprio una bicella. Meglio un bicella, ma onesta, no come a te, ca... E che volessi dire? Io sono onesta, capito? Ma me ne vago proprio, eh? Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Oui, Gesù, ma questo come parla? Da dove? Non sembra, ne sembra manco italiano. Sì, è straniera, anzi, pure sì. Ma come ce l'hanno spiegato quello che faceva? Ma con quattro botte e con i segni delle mani ci facciamo capire. Sì, non lo sai mica tu sei scienziato, con le segni delle mani. Ma che ti credi che qui è muto o cicato? Ma sì, tu per fare le cose in gigantuta si è fatta apposta. Signori, noi essere... Doie ruagnare. Ah, oui, oui. Perché? Con la crete che sta in queste grotte, con l'acqua, bastiamo tutte e facciamo il tianello. Ah, oui. No, secondo te, mo questo ha capito tutte cose, lui? Ma si è fatto proprio con il corso dell'accetta. Può fa, ma non capisci niente. Ne abbiamo la prima mattina, se no mo lo bì, ma non vuole me ne va, che poi la fatica la fai tutta quanta tu.